Lavoro, lunga intervista in esclusiva con il segretario generale UGL Centrella, focus sul dramma lavoro in Irpinia. Avellino, l'aggiunta di Paolo Foti al lavoro per scongiurare la dichiarazione di dissesto finanziario. Presto la discussione in Consiglio Comunale. Bagnoli, al via la 3 giorni dedicata a Sua Maestà il Tartufo. Visitatori da tutta la campagna per degustare specialità tipiche irpine. Sport calcio, ancora fermi ai box, Castaldo e Fabbro. Uno dei due verrà risparmiato a Cittadella. Lupi mai sconfitti con il fischietto siciliano. Le 13.55, abbiamo cominciato un po' più tardi. Benvenuti all'edizione del nostro TG. Buongiorno. Come abbiamo sentito ed ascoltato dai titoli d'apertura, iniziamo la nostra informazione con la pagina lavoro. Dopo l'inaugurazione della sede di Montoro, che contribuisce a radicare l'UGL su tutto il territorio irpino, il segretario generale Giovanni Centrella fa il punto della situazione sulle difficoltà del settore industriale. Lo fa ai nostri microfoni. Ascoltiamo l'intervista. Segretario Centrella, oggi avete inaugurato la sede di Montoro della UGL, un sindacato che si sta radicando sul territorio anche in provincia di Avellino. Noi cerchiamo di stare vicino ai cittadini e qualsiasi comune, qualsiasi nostro iscritto vuole aprire una sede, noi siamo ben contenti di farlo. A Montoro l'abbiamo aperta all'interno del centro sociale. Oggi, insieme alla inaugurazione, c'è stata anche una conferenza Lavoro e Diritti, dove hanno partecipato un bel po' di persone. E credo che il compito di un sindacalista, il compito di un sindacato, è stare vicino ai cittadini. Segretario, ovviamente vicino ai cittadini, in primis vicino ai lavoratori. Ci sono tante vertenze aperte, l'ultima oggi la FIM Sud con gli operai che hanno iniziato uno sciopero con presidio davanti ai cancelli. Ormai sono poche le realtà nel comparto metalmeccanico che riescono ancora a sopravvivere tranquillamente senza troppi affanni. Il problema è molto semplice: se non c'è chi prende al cuore il Sud, andrà sempre peggio. Se leggiamo gli articoli e i capitoli dell'ultima legge di stabilità che si dovrebbe approvare, non c'è un rigo sul Sud. Significa che gli imprenditori, senza nessun tipo di attrattiva, vanno via. Quindi non ci dobbiamo aspettare cose in positivo, ma altre cose in negativo, rapportata ad una crisi che vede il settore metalmeccanico sempre più nell'occhio del ciclone. Quindi FIM Sud alla fine è solo l'estrema ulteriore azienda che chiude e mette in crisi i lavoratori. Ovviamente su tutte le difficoltà, su tutte le vertenze aperte c'è sempre il nodo Irisbus. Firmata la cassa integrazione in deroga a Napoli, si parla di soluzioni per il futuro. Lei è sempre stato quello che ha detto scordiamoci Pullman in Valle Ufita, anche se ultimamente con alcune sue dichiarazioni è sembrato quasi tornare sui suoi passi. No, assolutamente no, io non torno sui miei passi. Io posso dirvi che ieri, non so se avete letto le notizie ANSA, che sono uscito dal Ministero dei Trasporti, ho incontrato il Ministro Lupi, dove abbiamo parlato anche di trasporto. Lupi ha un'idea che a me piace, ad esempio, e che è quella che pochi spiccioli li hanno messi in questa finanziaria, ma lui parla di un progetto di cambiare il parco auto, come fanno tutti gli stati, togliendo di mezzo tutti gli euro 0, euro 1, euro 2. Però poi dice che bisogna trovare un modo per fare le gare d'appalto ma che si vengano in Italia. Fare i pullman, diceva ieri, per esempio, con un bollino giallo. Organizziamoci come solo Fiat mette questo bollino giallo. Giustamente gli ho detto io, ma se non parliamo con Marchionne la fabbrica è chiusa da qua a 6 mesi. E lui ha detto che comunque avrebbe agito e incontrato Marchionne per fargli capire che ci sono, secondo i progetti che hanno, le condizioni affinché questa fabbrica resta aperta. Questa mattina, a pochi minuti dall'inizio della seduta del Consiglio regionale della Campania, alcuni consiglieri si sono incatenati al banco della Presidenza all'interno dell'Aula. Alla base del gesto eclatante la volontà di denunciare in maniera forte e decisa il dramma della mancanza di risorse adeguate destinate alla riabilitazione per tutti coloro che nei fatti restano sospesi nel loro trattamento terapeutico. Tra i protagonisti della protesta anche la consigliera regionale del PD Rosetta D'Amelio, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Sentiamo.
Onorevole Rosa D'Amelio, stamattina protagonista insieme ad alcuni colleghi in una protesta prima dell'inizio del Consiglio regionale, vi siete incatenati. Perché questa protesta, onorevole? Perché c'è stato un ritardo da parte della Giunta di 22 milioni di euro per la riabilitazione. Di questi 22 milioni di euro, 17 milioni sono andati alla provincia di Napoli e la restante parte alle quattro province, penalizzando in maniera straordinaria le province di Caserta, Avellino e Salerno. Noi abbiamo avuto come provincia di Avellino solo 400.000 euro. Io credo che, anche avendo rispetto per Napoli, ma se dariamo alla popolazione, ci doveva essere un riparto che poteva essere 60 e 40, invece un riparto che dà tutto a Napoli, come se i problemi che attengono alle persone diversamente abili, al recupero di queste persone, gravassero solo su Napoli. È l'ennesimo schiaffo in faccia che ci danno. Credo che questo sia intollerabile. Io, i consiglieri della provincia di opposizione, quindi il collega Oliviero, il collega di Caserta e il collega Muzzolo di Salerno, abbiamo occupato per 3 ore l'aula del Consiglio regionale e ci siamo incatenati per denunciare questo atteggiamento della regione, che non ha a cuore tutto il resto della nostra regione, ma interviene sempre salvaguardando gli interessi di Napoli. Un po' sulla sanità si fa come sul resto delle altre, degli altri aspetti, il napolicentrismo la fa da padrone. Ma ancora peggio, perché noi siamo tra l'altro aziende sanitarie e virtuose, mentre copriamo i debiti di Napoli e poi diamo le risorse alla riabilitazione, che significa risorse ai privati naturalmente, e penalizziamo appunto anche una provincia come la nostra, che per esempio ha anche un privato di eccellenza, penso alla Rognocchi e tante altre strutture che devono operare in questa direzione. Onorevole, lei nel comunicato che ci ha fatto pervenire stamattina dice è un gesto dedicato a tutti quei bambini diversamente abili ai quali sono stati sospesi i trattamenti terapeutici. Di che si tratta nello specifico? È così, perché avendo inviato poche risorse, alcune strutture che fanno riabilitazione hanno dovuto bloccare, non avendo i pagamenti, la riabilitazione per tanti ragazzi, tanti giovani che ne avevano bisogno. E quindi è molto grave, noi avremmo avuto bisogno di più risorse in questa provincia in direzione appunto della possibilità che le persone che ne hanno diritto facciano la riabilitazione. Potrebbe avere un seguito questa protesta? Ma certo, noi abbiamo chiesto a Morlacco che ci debba venire a spiegarci e debba correggere questa delibera, che è una delibera che non tiene conto né della popolazione né dei bisogni reali. Noi, io non voglio una guerra tra i poveri, non ci sono insomma cittadini di Napoli che devono avere la riabilitazione e non magari gliela si deve negare. Noi la dobbiamo dare a tutti, ma dobbiamo dare a tutti facendo un reparto che riguardi il numero degli abitanti. Questo non è avvenuto questa volta. Napoli da sola, le altre 4 province, il resto della regione Campania ha più abitanti, possono essere 50 e 50, 60 e 40, ma non con questa dimensione. Angelo, è arrivata un'ultima ora, se sì, ce la comunichi. Sì, c'è un'ultima ora a proposito di sanità, la leggiamo insieme. L'onorevole Giuseppe Di Mita, deputato dell'UDC alla Camera, ha presentato questa mattina all'Aula appunto un'interpellanza urgente al Ministro della Salute, al Ministro dell'Economia e al Ministro per gli Affari Regionali relativa alle questioni della sanità campana, con particolare riferimento alle aree interne e al blocco del turnover. Il caso concreto affrontato è stato quello dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Questa l'ultima ora sulla sanità irpina, naturalmente aggiornamenti e approfondimenti nell'edizione di stasera. Valentina. Grazie dell'aggiornamento. Ancora politica, l'amministrazione comunale tenta di evitare la dichiarazione di dissesto finanziario. Stamattina a Palazzo di Città una lunga riunione in giunta. L'obiettivo è affrontare il tema in consiglio comunale e cercare soluzioni condivise. Ascoltiamo i dettagli di Flavio Coppola.
Siamo a Palazzo di Città, giunta comunale impegnata per tentare di scongiurare la dichiarazione di dissesto finanziario. Le casse del comune sono allo stremo, la massa debitoria è cospicua, 12 milioni di euro, spicca tra queste una tranche da 5,5 per la mancata ricostruzione post sismica del Palazzo Sandulli. Il sindaco Paolo Foti cerca la quadra con gli assessori, ma è evidente che esistono posizioni diverse in giunta, prima tra tutte quella dell'assessore Paolo Ricci, che spingerebbe appunto per la dichiarazione di dissesto. Nel corso della mattinata Foti sta cercando di trovare la quadra per una soluzione condivisa e allo stesso tempo sta tentando di arrivare alla convocazione immediata di un consiglio comunale per coinvolgere all'interno dell'operazione anche l'opposizione di Palazzo di Città. A rilanciare nei giorni scorsi l'allarme sulla disastrosa condizione delle casse comunali era stato dai banchi dell'opposizione Dino Preziosi, capogruppo di Vento di Centro e presidente della Commissione Comunale Trasparenza. La situazione si trascina da diversi mesi, ben prima dell'avvento del nuovo sindaco Paolo Foti. Secondo le stime, come detto, la massa debitoria ammonta a 11,5 milioni di euro. Accanto ai 5 milioni e mezzo sentenziati dal Tribunale di Avellino quale risarcimento alla famiglia Sandulli per la mancata ricostruzione dell'omonimo palazzo dopo il sisma del 1980, altri 2 milioni e mezzo riguardano il pagamento, da effettuare entro fine anno, della seconda rata dovuta agli eredi Galasso per l'esproprio del Mercatone. Stessa cifra, secondo gli uffici comunali, dovrà essere erogata per debiti di natura varia e un altro milione per le spese legali. Un passivo pesantissimo, cui tuttavia corrisponde, fanno sapere da Palazzo di Città, un attivo vantato verso i creditori pari quasi allo stesso importo. Anche per questo il sindaco è intenzionato a prendere tempo e cercare soluzioni condivise. Dalla giunta di stamattina verrà fuori con ogni probabilità anche la data del prossimo consiglio comunale, nel quale la giunta coinvolgerà l'opposizione per tentare di venirne a capo. Le buone intenzioni, insomma, ci sono, anche se al momento non è possibile escludere alcuno scenario. Il caso della scomparsa di Gianluigi Russo è finita da pochi minuti, una riunione in prefettura per le prossime 48 ore, l'attenzione resterà altissima. Lunedì mattina poi si farà il punto della situazione. C'è ancora grande tensione naturalmente, ma anche grande determinazione ad andare avanti. In queste ore si era sparsa la notizia del ritrovamento del giovane, notizia purtroppo poi risultata priva di fondamento. Anche per questo allora il primo cittadino di Mercogliano, Massimiliano Carullo, invita tutti ad andarci cauti prima di diffondere notizie del genere. Valentina. Ancora cronaca, questa volta con un furto al negozio Original Marines di Corso Vittorio Emanuele al centro città Avellino. I malviventi sono entrati tranquillamente nel locale riferendo di dover ritirare dal magazzino degli abiti consegnati erroneamente il giorno prima e di doverli caricare sul furgone per riportarli via. Quando la commessa ha telefonato alla ditta fornitrice per spiegazioni, ormai era già troppo tardi perché i malviventi erano scappati con la refurtiva. Basti pensare che mercoledì scorso era stato già fatto un ennesimo furto, in questo caso all'antico scrigno di Corso Europa, con un bottino ingente di 80.000 euro. E ancora cronaca, denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un 29enne del posto trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di ieri quando agenti della questura sono intervenuti in ausilio ai vigili del fuoco a seguito di una segnalazione di incendio in un garage. Il personale giunto sul posto ha notato che un cavo elettrico era collegato ad alcune lampade posizionate all'interno di un armadio che fornivano calore a quattro piantine di marijuana avvolte in un telo di cellophane. L'esito degli esami effettuati ha confermato poi che dalle piantine ritrovate si sarebbero potute ricavare sostanze psicotrope, per cui il 29enne è stato denunciato in stato di libertà. Cambiamo completamente argomento, la passione per la politica ereditata dal papà, ex sindaco di Taurasi. Chiara De Matteis, a soli 17 anni, è la più giovane candidata d'Italia ad una delle assemblee provinciali del PD. Chiara è al numero 2 della lista del collegio Altirpino a sostegno di Toni Ricciardi. Ascoltiamo l'intervista. Siamo con Chiara De Matteis, 17 anni, candidata con Toni Ricciardi all'Assemblea Provinciale del Partito Democratico, ma non una candidata qualsiasi, bensì la candidata più giovane d'Italia ad una delle assemblee provinciali, un record che deteniamo qui ad Avellino, lo detieni tu a 17 anni, chi te l'ha fatto fare? Allora, so di essere molto giovane e di non avere molta esperienza in questo campo, ma ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in primo luogo perché fin da piccola la mia più grande passione è stata la politica ed è ancora oggi e devo ringraziare per questo mio padre che mi ha inculcato proprio questa passione e mi ha sempre detto che la politica non si fa per interessi privati ma proprio per stare a disposizione per gli altri e soprattutto bisogna fare sacrificio per fare politica.
politica. Mentre in secondo luogo penso proprio che proprio ho intrapreso questa avventura anche per un altro motivo, ovvero per il fatto che bisogna scendere in campo, cioè non solo io che rappresento, sono la più giovane candidata d'Italia, ma anche tutti quanti gli altri giovani, in quanto cioè, saremo noi i futuri dirigenti di questo partito, ma anche i futuri dirigenti proprio della politica italiana, quindi bisogna scendere in campo. Diciamo che il papà è un nome noto, famoso, non solo a Taurasi ma in tutta la provincia di Avellino. Chiara è di Taurasi, il papà è l'ex sindaco di Taurasi che continua la sua vita amministrativa. Tu vuoi seguire le sue orme, aspiri a diventare un amministratore del comune di Taurasi o guardi già più in là? No, io guardo già più in là sinceramente, quindi aspiro proprio ad avere delle alte cariche se mi andrà bene. Proprio, speriamo bene. Diciamo parti con progetti molto ambiziosi, ma intanto che idee vi siete fatte? Perché hai scelto Tony Ricciardi? Allora, io ho scelto Tony Ricciardi in primo luogo perché è il più giovane di tutti e quattro candidati, come sappiamo, ma anche perché, allora, a parte che lo dobbiamo ringraziare proprio perché ha dato fiducia a noi giovani, ponendoci ai primi posti nelle liste, come infatti io sono stata posta al secondo posto nel collegio a Tirpinia, e quindi proprio siamo stati posti in posizione da essere eletti, quindi non come per occupare, cioè solamente come posizione per chiudere dei buchi in pratica. E, però oltre a noi giovani, tanti professionisti e studenti che sono stati candidati, abbiamo la guida di persone che hanno alle spalle una carriera politica molto importante. Infatti io proprio per questo mi sono candidata, proprio per attrarre i giovani, infatti per attrarre altri giovani alla politica. Infatti io quando parlo spesso con i miei coetanei oppure con ragazzi più grandi di età, loro diciamo si tengono proprio lontani dalla politica, affermando che i politici sono tutti ladri oppure che i politici fanno solo qualcosa per interessi privati. Quindi voglio proprio che i giovani si avvicinino alla politica, ma soprattutto diciamo voglio che vengano valorizzati proprio le risorse del territorio. Stamattina all'Hotel Incanto di Pietra dei Fusi un corso di formazione per RSU e il quadro dirigente sindacale organizzato dalla CISL Scuola Irpinia Sannio. Presenti il segretario provinciale Mario Melchionna e il segretario regionale della CISL Scuola Rosanna Colonna. Li abbiamo intervistati. Un corso di formazione per RSU e quadro dirigente sindacale, quello organizzato dalla CISL Scuola Irpinia Sannio presso il Park Hotel Incanto di Pietra dei Fusi, è certamente l'occasione per parlare di importanti questioni legate al mondo della scuola e dell'istruzione in Regione Campania e soprattutto in Irpinia. A che punto è l'istruzione in Regione Campania? In Regione Campania quest'anno siamo riusciti rispetto all'anno scorso ad avere posti in deroga dal Ministro, soprattutto riguardo il problema del sostegno che, come sapete, già dall'anno scorso abbiamo combattuto aspramente, perché il rapporto in deroga 1 e 2, cioè due alunni portatori di handicap con un docente, ci sembra ancora al di sotto delle necessità, delle aspettative delle famiglie stesse, ma delle necessità della scuola. Nonostante questo però siamo riusciti perlomeno ad avere ulteriori 225 posti in deroga del personale ATA in organico di fatto almeno per quest'anno. Cosa chiedete come sindacato? Chiediamo prima di tutto che ci sia un'attenta valutazione del problema scuola. Bisogna riguardare il contratto che è fermo ormai da tempo, bisogna andare a contrattare nuovamente gli scatti che nel 2014 scadono e dobbiamo sicuramente andare a vedere di stabilizzare i ruoli dei personali docenti e ATA. Il sindacato incontra la scuola, in Irpinia quello dell'istruzione va a sommarsi ad altre questioni, a che punto siamo? Ma il problema della scuola, della pubblica istruzione in generale, è un problema serio che in questo paese va affrontato con serietà. Ci sono purtroppo degli attacchi continui da parte dei governi, dei ministri in questo paese, che quando non sanno come uscire fuori dalle questioni attaccano continuamente il pubblico impiego in generale. Non mi pare questa la soluzione ai problemi. Noi abbiamo sempre detto che il dipendente pubblico come il dipendente privato vanno rispettati e valutati sul campo. Se ci sono dirigenti che purtroppo fanno altre cose, la responsabilità non può cadere sul dipendente che fa il proprio dovere fino in fondo. Tra l'altro
siccome abbiamo proclamato uno sciopero generale come CGL, CISL, UIL nazionale, che si terrà a livello territoriale o regionale, stiamo valutando con le segreterie regionali, uno dei punti principali alla base di questo sciopero generale è il pubblico impiego, i tagli lineari, insomma tutte le questioni che vengono portate avanti da questo governo che noi non condividiamo e che soprattutto penalizza il pubblico impiego, ma più in generale penalizza tutti gli italiani, perché non c'è stata una riduzione delle tasse, non c'è stata una copertura della cassa integrazione in deroga, la copertura degli esodati, non ci sono interventi per creare sviluppo e occupazione in questo paese. Quindi riteniamo che bisogna ormai scendere in piazza, perché l'unico modo per farci ascoltare da questo governo è quello di dire che non siamo d'accordo come cittadini italiani, come parti sociali, rispetto a una politica che in effetti ricalca quello che è stato fatto fino ad oggi, cioè si vanno a trovare i soldi sempre nelle tasche della povera gente. E da Pietra dei Fusi a Bagnoli, dove prende il via quest'oggi la mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici, in programma fino a domenica nel centro storico del comune Altirpino. I dettagli. Prende il via quest'oggi la mostra mercato del tartufo nero di Bagnoli e dei prodotti tipici, in programma fino a domenica nel centro storico del comune Altirpino. Alle 19 l'apertura degli stand gastronomici, con la possibilità di degustare fino a tarda notte prodotti tipici e piatti unici della tradizione culinaria alpina. Domani la giornata clou della manifestazione. Alle 18 gli organizzatori presenteranno il dolce tipico della sagra, il tronco di castagne, prelibatezza unica già entrata nel Guinness dei primati con conseguente taglio e degustazione. Domenica poi è previsto il concorso per cani da tartufo, organizzato dalla Proloco di Bagnoli in collaborazione con l'Associazione Tartufai dei Monti Picentini. In serata poi la premiazione del trofeo Castagnella per la castagna più grande e il tartufello per il tartufo più grande. Nelle varie piazzette del paese, gruppi folk e di musica popolare itinerante allieteranno le tre serate. Nella Tre Giorni l'associazione mitologica Il Bosco presenterà una mostra con illustrazione della specie esposta. Nel corso dell'intera manifestazione sarà possibile inoltre effettuare escursioni naturalistiche organizzate dal gruppo Irpinia Trekking in collaborazione con la Proloco Bagnoli e l'Aceno. Un pizzico di comicità, una manciata di risate di gusto, una spruzzata di buon umore, un tocco di raffinatezza, mescolare tutto con armonia. Ecco la ricetta vincente di Red, risate e danza, il cartellone più frizzante e divertente della ricca stagione teatrale del Carlo Gesualdo di Avellino. 7 appuntamenti, uno in più rispetto alla passata stagione, per un teatro di qualità che non disdegna però l'intrattenimento offerto dalla grande comicità partenopea, arricchendolo con la prosa e la danza, lo show dei record di Alessandro Siani, la grande prosa per musica e danza di Lina Sastri, la comicità collaudata di Made in Sud, le risate a crepapelle di Carlo Bucci Rosso e Biagio Izzo, la rivisitazione di un grande classico di Edoardo Scarpetta portato in scena da Luigi De Filippo e per concludere l'evento più atteso con le meravigliose coreografie di Emiliano Pellissari ed Emiliana Porceddu interpretate dalla compagnia No Gravity. Questo è il programma della stagione teatrale Red al Carlo Gesualdo di Avellino. Passiamo ora allo sport con il calcio, oggi seduta pomeridiana a Torrette per l'Avellino, con Castaldo e Fabbro ancora fermi ai box. Rastelli pensa di risparmiare almeno uno dei due martedì sera. Ieri a riposo anche Terracciano, ma non è in dubbio la sua presenza al tombolato. Ascoltiamo il servizio di Angelo Giuliani. Sono ancora fermi ai box Alessandro Fabbro e Gigi Castaldo. Il responso degli esami diagnostici a cui si sono sottoposti impone al difensore e all'attaccante riposo. Soltanto terapie in attesa che possano perfettamente recuperare e evitare così stop più lunghi. Fabbro soffre per un affaticamento all'adduttore superiore destro, confermato anche dagli accertamenti svolti all'Isokinetic di Bologna, mentre Castaldo accusa una elongazione al polpaccio sinistro. Non ci si sbilancia sui tempi di recupero, ma visto che la partita con il Cittadella è slittata martedì 29, la sensazione è che almeno uno dei due possa essere risparmiato. Più probabile sia Fabbro, gravato anche dalla diffida, e che Rastelli non vuole rischiare di perdere in vista del lunch match di domenica 3 novembre contro il Palermo. Probabile dunque che al centro della difesa ci sia ancora una volta Maurizio Peccarisi, che sta trovando via via la miglior forma.
Del resto si sa che Massimo Rastelli rinuncia molto malvolentieri a Gigi Castaldo. Anche contro il Carpi l'attaccante aveva vissuto una settimana simile a questa, ma alla fine era sceso in campo lo stesso. Ieri intanto lavoro ridotto anche per Pietro Terracciano, ma per lui nulla di allarmante. Il portiere è semplicemente un po' affaticato e lo staff ha preferito farlo lavorare in piscina. La sua presenza al tombolato non è assolutamente in discussione, come scontati saranno ancora una volta i forfè di Abero e Togni. I due lungodeggenti non recupereranno prima della metà di novembre. Oggi la preparazione proseguirà con una seduta pomeridiana alle 15 a Torrette di Mercogliano. E per quanto riguarda gli avversari, il Cittadella recupera l'attaccante Di Roberto, ma Foscariri non avrà gli squalificati, La Camera e Colì. E intanto per la gara di martedì sera è stato designato il fischietto siciliano Francesco Paolo Saia. L'arbitro di Palermo ha già diretto i biancoverdi in 4 occasioni e non ha mai perso. Il primo precedente con gli Irpini risale al 2010-2011 in C2, Aversa Normanna Avellino 2-2, poi l'anno successivo in prima divisione 1-0 per l'Avellino contro il Carpi e nello scorso campionato ha arbitrato l'Avellino due volte, una volta in casa Avellino Latina 1-1 e poi il poker servito dai Lupi a Sorrento. Saia sarà coadiuvato da Tegoni e Mondrin, quarto uomo al tombolato Ross. Dal calcio al basket, domenica arriva al Pala del Mauro l'Ace a Roma. Il capitan Spinelli spera di poter regalare ai tifosi la prima vittoria tra le mura amiche. Ascoltiamo. Valerio Spinelli, a Pistoia avete ritrovato la strada della vittoria anche in concomitanza con il rientro di Kaloyan Ivanov, che sembra insomma fondamentale, indispensabile per le caratteristiche tecnico-tattiche di questo roster. Adesso l'attenzione già è alla terza partita, arriva la CEA Roma, mi sembra il primo banco di prova davvero importante della stagione per voi. Sì, sicuramente dopo il passo falso con Pesaro ci tenevamo a fare una vittoria a Pistoia, anche se non era semplice davanti al loro pubblico, però ci siamo riusciti con Ivanov che ci dà una mano, un giocatore importantissimo della nostra squadra perché fa reparto da solo sia in attacco che in difesa. Adesso giocheremo contro Roma che è in forma perché ha vinto due partite in campionato, ieri ha fatto una vittoria importante fuori casa, sappiamo che è una squadra molto organizzata per far disputare un campionato nelle prime posizioni in classifica, però ce la metteremo tutta, poi abbiamo l'aiuto del nostro pubblico, quindi non dobbiamo deludere nessuno e fare la seconda vittoria consecutiva. Domenica a Pistoia non sei stato impiegato, c'è stato un problema fisico o è stata una scelta tecnica quella del coach? No, io ho un problema alla spalla, ma è stata una scelta dell'allenatore, era giusto così perché sia Cavaliero che Lakovic stavano disputando un'ottima partita, ma questo passa in secondo piano, l'importante era vincere per poi affrontare la partita con Roma con una maggiore fiducia. Senti, le statistiche dopo queste prime due giornate dicono che in attacco le cose già sembrano girare per il verso giusto, mentre in difesa c'è ancora qualcosa da registrare. Lo si diceva, in questo senso è importante il rientro di Ivanov, la crescita speriamo di Thomas, ma insomma avete anche voi questa sensazione, questa percezione durante la settimana, durante gli allenamenti? Attacco bene, difesa da migliorare? Ma questo è un dato di fatto, come ci dice l'allenatore, in attacco abbiamo tanti punti nelle mani e talento, quindi tanti giocatori possono creare dei canestri. Thomas deve crescere, ma sta disputando un ottimo campionato e ci sta dando una mano. Abbiamo delle difficoltà in difesa perché è una squadra nuova e poi giocando contro squadre che hanno tantissimi americani, dobbiamo ammettere che anche loro hanno del talento e possono metterci in difficoltà. Stiamo lavorando, seguiamo i consigli dell'allenatore e miglioreremo sotto questo punto di vista per essere una squadra più completa. E intanto la Scandone ha siglato una nuova importante partnership con Oscar Mayer, la nota azienda americana produttrice di hot dog, che approderanno dunque ad Avellino pronti a soddisfare la golosità dei tanti tifosi biancoverdi, a cominciare dalla partita di domenica sera contro la CEA Roma. Il brand Oscar Mayer sarà inoltre presente per tutta la stagione nei LED luminosi e nei diversi supporti di comunicazione della compagine biancoverde. E domenica al Pala del Mauro Action Aid Italia presenterà la campagna Operazione Fame nel corso della partita con la CEA. Per l'occasione i giocatori delle due squadre entreranno in campo con le maglie di Operazione Fame. La campagna sarà presentata da Action Aid nell'intervallo della partita e gli attivisti saranno presenti dalle 18 nel palazzetto con uno spazio informativo aperto al pubblico.
C'è un'ultima ora, Valentina? Sì, infatti, c'è un'ultima ora, la vado a leggere. Alle 16, conferenza stampa del PD, dove ci sarà un incontro congiunto a via Tagliamento tra Todisco, Ricciardi e De Pietro per denunciare le anomalie del tesseramento. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. La linea ai programmi della rete e all'edizione delle 19. Onorevole Rosa D'Amelio, stamattina protagonista insieme a in una protesta prima della...